Ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi andrò a rispondere ad un tag, diciamo, ideato, non so in realtà da chi, comunque sono stata taggata da SMR Jojoy, che saluto e ringrazio. Per chi di voi mi segue saprà già che avevo caricato, scusate il mio stomaco, fame, è luna. Chi di voi mi segue, appunto, dicevo, saprà che avevo già caricato un video sugli obiettivi del 2024, ma l'ho dovuto mettere privato per motivi personali e quindi ne approfitto oggi per ripetere quelli che sono i miei obiettivi appunto del 2024. Allora, mi vedete un po' stanca perché ho finito ora di guidare, quindi ho fatto la scuola guida, cioè sono andata a fare la guida con la scuola guida. Comunque, qui abbiamo scritto l'altra volta insieme i miei obiettivi. Se per ora non sono proprio attiva o non escono video particolarmente elaborati, però è un periodo veramente pesante, cioè devo fare mille cose e non ho un attimo, sinceramente. Ad esempio, oggi è giovedì e io sto registrando il video per domani perché mi sono ridotta all'ultimo. Allora, ho rivisto gli obiettivi che avevo scritto l'altra volta, quindi non saranno tutti uguali. E perché è meglio pochi ma buoni quest'anno. Allora, primo obiettivo, prendere la patente. Appunto, oggi ho fatto, non so perché le luci si vedono così, ma spero non mi dia fastidio. Oggi ho fatto la quinta guida e parlando con l'istruttore mi ha detto che lui non se la sente di mettermi il 28 febbraio, ma di farla a marzo. E a me va bene, sinceramente. Mi ero messa come obiettivo marzo, quindi va benissimo. Secondo obiettivo, laurearmi. Ci sto lavorando, sto terminando il primo capitolo della tesi. E però questa settimana prossima ho l'ultimo esame, quindi per ora l'ho messa un po' da parte. Poi fare volontariato almeno una volta a settimana. Lo sto facendo. La settimana scorsa sono andata in una specie di asilo, mentre questo sabato non so se andrò, perché non decido io, non so se andrò in una struttura, scusate il mio stomaco, in una struttura con persone disabili oppure in oncologia, come vado quasi ogni sabato, oncologia pediatrica. Poi avevo messo arrivare a 1000 followers su TikTok perché mi piacerebbe fare le live. E poi io aggiungo che tra gli obiettivi avevo messo, ma non ho scritto, fare le live. E infatti ne ho fatte già due, che non sono tante, però è già qualcosa. E sono contenta perché avevo paura di farle. Tralasciando quello di TikTok e del volontariato, per il resto sono obiettivi parecchio impegnativi, perché comunque laurearmi è pesante, anche la guida, per quanto mi piaccia, perché in realtà sto iniziando ad apprezzare la guida. E infatti, cioè, ho sempre l'ansia, però mi diverto. E l'altra volta abbiamo messo la quarta, ora ho fatto parecchi parcheggi adesso, oggi ho parcheggiato da sola. E anche le svolte, come le chiamano, un tempo e a due tempi, oggi ho fatto quella a due tempi da sola. E capisco quando cambiare marcia. L'unica cosa che mi ha detto il mio istruttore è che non devo buttarmi a destra, perché io tendo ad evitare le macchine che ho davanti, quindi mi sposto. E poi devo migliorare, diciamo, allo stop, perché o freno troppo forte o freno troppo avanti. E quindi questo ancora devo un po' capirlo. Però vabbè, dico, sono alla quinta guida. E considerando che faccio una guida a settimana, oggi io gli ho chiesto: ma secondo te verso le 15 guide sarò pronta? E lui mi ha detto effettivamente che tra 10 guide, perché oggi siamo alla quinta, sicuramente sarò più tranquilla e preparata. Quindi nulla, io spero di non metterci troppo, perché onestamente portarla ancora avanti è stancante. Poi comunque le basi le ho capite, so cambiare marcia, so scalare marcia, non faccio spegnere la macchina, parto bene. Quindi secondo me ce la facciamo, insomma, in 15, cioè in altre 10 guide. E niente, poi come ultima cosa volevo dirvi che questo mese il canale farà un anno, non so che giorno precisamente, però vabbè. E avevo pensato come video speciale di rispondere alle vostre, come si chiamano, le vostre supposizioni. Ad esempio,
Secondo me, alcuni mi hanno scritto, secondo me hai un bel rapporto con tua sorella, oppure secondo me ti piace la pizza, cose del genere. E poi io dirò se è vero o meno. Quindi io ho lasciato un post in cui potete scriverlo, scusate l'elicottero, vabbè. Però se volete potete scriverlo anche qui sotto nei commenti, per me è totalmente indifferente, tanto li leggerò tutti allo stesso modo. Io vi ringrazio e mi scuso per il video corto e per i rumori in sottofondo. Spero che questo breve video vi abbia tenuto compagnia, vi abbia rilassato. Io vi ricordo che da oggi, cioè da oggi in realtà, da un po', potete sostenermi con i super grazie e con gli abbonamenti. I super grazie sono sicura che sono attivi, gli abbonamenti io non lo so. E potete farmi un regalo se vi va dalla wishlist di Amazon che trovate il link in descrizione, di cui trovate il link in descrizione. Potete altrimenti sostenermi gratuitamente mettendo mi piace, commentando e iscrivendovi al canale. E noi ci vediamo martedì con un prossimo video. Buonanotte.